Qui c'è un investimento importante, una struttura che serve a dare anche slancio a tutto l'ospedale. Sì, è un ospedale importante e siamo qua per ribadirne il ruolo strategico all'interno della riforma e per seguire un territorio, un ospedale che di fatto è un ospedale di comunità che ha una saturazione dei posti letto altissima, segno che viene fortemente utilizzato, che riesce a soddisfare i bisogni della popolazione anziana di questo territorio su cui noi investiamo. Oggi inauguriamo una tax 16 strati, 135.000 euro di investimento, un investimento significativo che avviene anche con un contributo notevole, circa un terzo da parte dei privati, segno che anche il territorio ha un rapporto molto stretto con questa struttura ospedaliera e da qui questo sarà uno dei grandi presidi di attuazione della riforma. Il collegamento ospedale-territorio, un ospedale che ha la medicina generale, la chirurgia generale, la riabilitazione geriatrica, cioè tutte quelle specialità che servono il territorio e i cronici, che insieme al lavoro che faremo proprio insieme ai medici di medicina generale e le altre strutture nella presa in carico ci aiuteranno a essere più efficienti e più efficaci nell'aiutare i nostri anziani e le persone croniche del territorio. E con oggi questo presidio si dota di una importante attrezzatura. Sì, è una sostituzione di un'apparecchiatura che era già in dotazione, ma con caratteristiche di innovatività, perché è una TAC multistrato che consente di fare delle diagnosi con delle immagini molto accurate, molto precise di ogni territorio corporeo. Questo a beneficio di un affinamento della diagnosi che equivale anche a fare un trattamento e quindi un follow-up adeguato per i pazienti che accedono a questa struttura. Diciamo che la nuova TAC multistrato consente di fare delle diagnosi per tutti i distretti corporei, segmenti corporei, ma segnatamente il versante ortopedico-traumatologico, il campo della neuroradiologia, il campo della vascolare e il campo anche del toraco addominale. Per citarne solo sono alcuni. È una quindi apparecchiatura molto versatile che farà veramente fare un balzo di qualità all'attività che qui viene svolta per tutti i pazienti. Un investimento importante. Un investimento importante che ha avuto anche il concorso da parte di donazioni da parte di privati e quindi intendo ringraziare pubblicamente Alessandro Gambera, Battista Zambetti, Maria Rosa Nichetti, Eugenio Bonadei, l'Avis di Lovere, la ditta Lucchini, Palini Vernici e CBL SRL. Quindi ringrazio per queste elargizioni che sono state appunto che hanno costituito un contributo importante per la realizzazione di questa nuova apparecchiatura. Sono venuto con tanta gioia qui a questo ospedale per questo momento di inaugurazione della nuova TAC, ultimo modello, e le inaugurazioni sono sempre un momento di festa. Sono lieto che questo ospedale si arricchisca di un nuovo strumento che sarà molto utile per la cura degli ammalati. Devo anche dire però che la vera ricchezza di questo ospedale sono le persone che lavorano, che qui lavorano, e lavorano con amore, perché gli ammalati hanno bisogno di medicine, hanno bisogno di operazioni, eccetera, ma hanno bisogno anche di un po' di calore umano, hanno bisogno anche di cuore. E sono molto lieto che qui ci siano delle persone che si dedicano alla cura con grande amore.